qual è la situazione? Ah, insomma, naturalmente voi avete una visuale regionale delle produzioni coltive della nostra regione. Sì, il problema è che di fatto non sono più eventi straordinari questi. L'anno scorso abbiamo avuto un anno di siccità con danni ingenti all'agricoltura per la siccità. Questo inizio invece 2018, grande piovosità con poi il nevone e la gelata, è chiaro che ha messo in difficoltà e in ginocchio certe aziende, soprattutto per quanto riguarda le orticole. Hanno avuto dei danni incredibili, soprattutto zona dei carciofi o orticole invernali, oppure le piante da frutto, perché di fatto anche pesche, albicocchi o anche gli olivi in certe zone hanno subito veramente danni incredibili, perché la temperatura è arrivata anche molto sotto zero, anche sotto meno 10, perché poi le temperature calde che erano arrivate in anticipo, in maniera anticipata, avevano creato anche una ripresa vegetativa di queste piante, quindi piante da frutto con germogli un po' più avanzati, olivi quindi con ciclo linfatico all'interno della pianta attivo, ha creato quindi ancora più danno. Sul banco quali sono gli effetti sul mercato? Sì, allora diciamo che ci accorgeremo probabilmente sulle filiere lunghe di questi grandi danni e quindi dell'aumento dei prezzi. Sulle filiere corte probabilmente ci accorgeremo del fatto che ci saranno meno prodotti sui banchi dei nostri soci, però a chilometro zero potete accorgervi che chi conosce il produttore di fatto vedrà che non ci sono grandi incidenze sul prezzo, ci sarà meno prodotto, dei piccoli rincari, ma questi rincari poi alla fine sono le filiere lunghe che creano aumenti di prezzi esorbitanti, perché poi sul territorio non ci accorgeremo di questo. Danni grossi poi hanno avuto anche purtroppo nelle zone frane, smottamenti causa neve, scioglimento veloce della neve e continue piogge, hanno avuto anche campi estensivi anche di cereali, dove lì magari non ha subito il danno la cultura, però dovranno intervenire parecchi agricoltori per ripianare quei campi che poi hanno subito delle frane e degli smottamenti. Il consumatore come si può cautelare da questa situazione? Allora, il metterci la faccia da parte dei nostri agricoltori è fondamentale, quindi il dialogare, il consumatore deve dialogare, deve capire da dove viene il prodotto, perché poi parliamo di salubrità del prodotto e non solo di qualità. Perché dobbiamo acquistare prodotti tutto l'anno, con certo piano.